Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Oggi vi preparo un scarpariello. Un scarpariello è un piatto di pasta shue shue, fatto molto velocemente ed è importantissimo, un piatto essenziale della cucina campana. Con cosa si fa? Sono pochi e semplici, poveri gli ingredienti, da che il nome un scarpariello. Abbiamo un tipo di pasta importantissima trafilata al bronzo, così vi rilascerà l'amido che legandosi con i pomodorini farà una bella salsetta. Quindi, ripeto, pomodorini, basilico e il formaggio, che sarebbe la paga che prima si elargiva a questi scarparielli, sarebbero i calzolai. Una professione che ormai oggigiorno non si fa più perché un pochettino è stata superata dai tempi moderni. Iniziamo quindi a lavare i pomodorini. Quindi una padella, olio extravergine di oliva, l'aglietto che ho schiacciato, ho pelato e schiacciato. Poi aggiungeremo, quindi facciamo un po' rosolare l'aglio senza farlo bruciare, né olio e né aglio. Poi aggiungeremo i nostri pomodorini che ho tagliato a metà, guardate come sono belli. Allora, io per 300 grammi di pasta di pennette ho tagliato 600 grammi di pomodorini, quindi il doppio di pomodorini. L'olio è bello caldo, aggiungo i pomodori. Lascio cuocere. Allora, questa salsa, questi pomodorini cuoceranno nello stesso tempo in cui sarà pronta, sarà cotta la pasta. La scoleremo 2 minuti prima e l'aggiungeremo a questa salsa di pomodorini per mantecare poi con i formaggi. Faccio un po' insaporire i pomodorini con l'aglietto, dopodiché si può togliere. Ecco qui. Aggiungo il sale. Ho messo una pendola con l'acqua e aggiungo il sale per condire la pasta. Schiacciamo un po' i pomodorini, così uscirà tutto il succo. Allora, un bel peperoncino, naturalmente taglierò la punta e ne toglierò i semi, altrimenti sarà troppo piccante. Lo aggiungo alla nostra salsa. Guardate già che bella salsetta che si sta creando. Facciamo cuocere. L'acqua bolle, caliamo la nostra pennetta. Una giratina. La scoleremo e la uniremo alla salsa 2 minuti prima del fine di cottura, perché dobbiamo unire tutti gli ingredienti. Allora, se la salsa di pomodoro dovesse addensarsi un poco, aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta, che rilascerà anche l'amido per rendere la salsa ancora più cremosa. Ecco qui. Allora, 2 minuti prima della fine della cottura della pasta, nel nostro caso le pennette, le spadelliamo. Il mio mix di formaggi è 50 g di pecorino e 50 g di grana o parmigiano, vostra scelta. Allora, facciamo cuocere 2 minuti per amalgamare bene i sapori, rimescolando. Spegniamo il fornellino, aggiungiamo del buon basilico, spezzandolo sempre a mano, altrimenti si ossida e saprà un po' amaro. Mi raccomando, guardate il mio video del pesto, vi metterò il link in descrizione. Poi mantechiamo con i formaggi. Giriamo bene, così da non far attaccare il formaggio al fondo della padella.
Che ne dite? Non è una bontà? Piatto semplicissimo, dei quartieri spagnoli. Non ci resta altro quindi che girare un altro poco per far amalgamare tutti i sapori e impiattare. Eccovi lo scarpariello beneventano. Bene ragazzi, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. La solita raccomandazione, iscrivetevi, attivate le notifiche e tutti i prodotti che ho usato, gli strumenti, gli attrezzi vari, sono tutti in descrizione. Ciao ciao!